Aria Nuova, ci sarà a Salerno un corteo nazionale sull'ambiente, sulla difesa del territorio contro ogni forma di devastazione. Il 27 settembre ore 15, piazza Ferrovia a Vittorio Veneto a Salerno. Tutti insieme sarà una festa con i bambini, con le famiglie. Il simbolo del corteo sarà una girandola, quindi l'arcobaleno, i colori, perché vogliamo spazzare via con l'aria nuova. Da una parte vogliamo spazzare via la mala politica, quella politica che per decenni ha contribuito o essendo assente alla devastazione del territorio, oppure essendo complice degli imprenditori che sono stati disonesti e che hanno danneggiato, con la scusa di dare lavoro, hanno impedito di creare un futuro per le nuove generazioni. A questo punto noi, insieme a 100 associazioni provenienti da tutta Italia, da Taranto, dalla Basilicata, dal Lazio, da un po' tutto il paese, insieme a tante associazioni salernitane, dal sindacato USB alla CGL, dal Comunità di Sant'Egidio a Libera contro le Mafie, insomma tante associazioni ci saranno insieme, marceranno per poter creare un futuro e dare, sognare e creare un futuro alle nuove generazioni. In questa città, in questa provincia ci sono emergenze fortissime dal punto di vista ambientale, c'è la necessità di fare innanzitutto le bonifiche, di restituire migliaia e migliaia di posti, di centinaia di cave, di scariche che non sono state bonificate, quindi restituire con la bonifica quei territori alle comunità. C'è la necessità di garantire l'acqua pubblica, c'è la necessità di delocalizzare, come avviene, come è necessario che succeda con la fonderia Pisano, le industrie che sono incompatibili con i territori. C'è la necessità di mettere in campo i monitoraggi continui di tutte le aree industriali. Oggi più che mai è necessario che il binomio lavoro e salute vada insieme e parallelamente. Un diritto, quello del lavoro, non può prevaricare quello della salute. Per troppi anni, con la scusa del lavoro, si è danneggiato e disapplicato l'articolo 32 della Costituzione. Oggi noi vogliamo, con Aria Nuova, che questi due diritti vadano insieme e che chi inquina deve pagare. Le bonifiche sono necessarie, le delocalizzazioni di attività industriali sono necessarie, le industrie devono esistere, devono produrre, ma devono essere a norma. Oggi più che mai è necessario che la politica metta al centro l'emergenza ambiente. Con Fiume in Piena a Napoli l'anno scorso e così via, come tutti quelli i comitati napoletani stanno facendo per la terra dei fuochi. Quindi, concludendo, per non essere troppo lungo, purtroppo le notizie sono tante, c'è un elenco anche di iniziative che faremo in vista di 27 settembre di Aria Nuova. Domani dalle 10 all'una con il comitato non inceneritore, che lo diciamo tranquillamente in maniera decisa, noi siamo contro gli inceneritori, non per una questione ideologica, ma per due motivi fondamentali anche banali, se vogliamo. Il primo perché non servono, non c'è necessità. Oggi più che mai di farne un altro, noi siamo contrari in generale, ma in maggior ragione quello di Salerno non ha alcun senso, anche perché è antieconomico e dannoso per la salute dei cittadini. E quindi saremo a Ponte Cagnano, come era noi, insieme a loro, domani a Piazza Sabato, alle 10 all'una. Poi ci sarà lunedì alle 15 il presidio davanti al Tribunale, a Piazza Amendola, al Sabato di Amendola, sotto il Tribunale, via Corso Garibaldi, per dire che il processo Pisano sulla fonderia si deve concludere con il patteggiamento e non bisogna utilizzare, diciamo, scorciatoie per sperare che, diciamo, proprio per non continuare a danneggiare la salute delle persone e soprattutto a mortificare chi è morto e chi si è ammalato a causa dell'inquinamento atmosferico. Poi mercoledì pomeriggio a Cava ci sarà un banchetto con Pax Christi e altre associazioni di Cava, metelliane. Poi giovedì a Battipaglia ci sarà un incontro in una chiesa, possiamo dire che anche tante parrocchie hanno aderito al corteo, vogliamo sottolineare, e siamo in linea con la dottrina della Chiesa Cattolica, anche con questa battaglia, della difesa del creato. E in più, diciamo, mercoledì mattina
alle ore 11, sempre qui, faremo una grande conferenza stampa con tutti gli artisti che hanno aderito ad Area Nuova. Sono 4 compagnie di musica popolare più la Murga, un'altra compagnia che ha particolare, che ricorda anche la lotta dei contadini argentini, diciamo dei latinoamericani, contro il padrone, e che insieme a loro, anche con gli strumenti musicali, quindi la stampa la invitiamo anche mercoledì alle 11, lanceremo un appello al mondo della cultura, agli artisti, ad aderire ad Area Nuova. Area Nuova che vuole essere un giorno di festa con le famiglie e con i bambini. Do la parola a Felice Consoli, giusto anche per diciamo, essere più puntuale sul documento, poi se vuole dire qualcosa anche la segretaria della CGL, qualche battuta la facciamo, rimandare la parola a Maria. Io sono appunto Felice Consoli del Comitato Artisti Campani di Divisa dell'Ambiente, che è un'associazione che opera sul territorio napoletano. È un'associazione composta da soggetti di varie stazioni sociali, sono professionisti, animati, operai, insomma, che uniti però da una cosa comune, che è quella di l'idea, diciamo, che bisogna porre fine all'idea, diciamo, di delegare, anche perché, come diceva Lorenzo, le istituzioni sono completamente sorde per quanto ci riguarda rispetto a quantomeno le tematiche ambientali.